Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Si chiudono i ballottaggi che nel Tarantino hanno decretato i nuovi sindaci di Castellaneta, Mottola e Palagiano. Nella città del mito, risultato impronosticabile alla vigilia, dopo che nel primo turno c'era stata una netta affermazione di Alfredo Cellammare, ora invece sarà Gianni Di Pippa, sostenuto anche dal PD, il primo cittadino del comune ionico, avendo ottenuto il 52% delle preferenze. A Mottola si riconferma sindaco Giampiero Barulli del Movimento 5 Stelle con il 58,7% dei voti, battendo Angelo Lattarulo, mentre invece Palagiano inaugura il Lasigna Bis. Il sindaco uscente ha staccato il pass per il doppio mandato, imponendosi con il 55,8% delle schede su Pietro Rotolo. Sono 48.456 nuovi casi Covid in Italia secondo il bollettino del 26 giugno. I tamponi processati sono 199.340 con un tasso di positività che sale al 24,3%. I decessi sono 44. In Puglia 3.022 le positività emerse, di cui 382 nel Tarantino, insieme a un decesso. Delle 34.640 persone attualmente positive in regione, 269 sono ricoverate in area non critica, 9 invece in terapia intensiva. Si è tenuto questa mattina davanti alla sede della Direzione Generale dell'ASL di Taranto un presidio di protesta dei lavoratori di Sanità Service. Alla base del corteo la frustrazione di 47 precari e precarie che ormai da 4 mesi hanno visto scadere il proprio contratto senza avere notizie in merito e quindi covando ben poche prospettive per il futuro. Alla manifestazione presente anche il gruppo sindacale USB Taranto. Oggi siamo nuovamente qui a protestare con i 47 precari della Sanità Service per chiedere quello che per noi è un sacrosanto diritto, quello di avere un contratto a tempo indeterminato. Questi ragazzi sono stati usati e sfruttati durante tutta la pandemia, quando tutti scappavano, sono stati in prima linea. Alla scadenza contrattuale, al contrario di tutte le altre sanità service regionali, ai lavoratori non è stata data la possibilità di essere stabilizzati. Noi abbiamo avviato una serie di interlocuzioni con l'ASL di Taranto, con la Regione Puglia, ci sono state date rassicurazioni, ma ad oggi sono passati 5 mesi, nulla si è mosso e quindi è chiaro che noi continueremo con questa battaglia fino a quando non ci sarà giustizia sociale nei confronti di queste lavoratrici e lavoratori. Sì, noi facendo un piccolo passo indietro, si era parlato da parte della Regione Puglia nei nostri confronti di un atto di indirizzo. Atto di indirizzo attraverso il quale si doveva praticamente pure entrare sul posto di lavoro. Ad oggi sono ben passati quasi 5 mesi e non abbiamo ancora ottenuto nessuna risposta. Quindi il presidio permanente di oggi è proprio dovuto a questo fatto qua, quindi alle promesse di questa politica, quindi alle promesse anche dell'ASL. Noi adesso continueremo in maniera perenne a continuare fino a quando non otterremo risposte per quanto riguarda la nostra situazione. E oggi siamo qui per ribadire ancora una volta la nostra volontà di avere il nostro posto di lavoro. Sono mesi che viene appunto ribadita da parte della ASL, insomma, della regione, la volontà a sistemare la nostra situazione. Però ancora ad oggi, dopo tanti mesi, nulla è cambiato. Noi ci sentiamo purtroppo presi in giro e chiediamo appunto che si concretizzi quello che viene ribadito da tanto tempo, che riusciamo ad ottenere nuovamente il nostro posto di lavoro. È andato di scena ieri nella piazza d'armi del Castello Aragonese il concerto del Falanto Chorus. I cantanti diretti da Nicola Luzzi hanno eseguito delle bellissime reinterpretazioni di alcuni brani tratti dalle colonne sonore dei film più famosi.
Gli ultimi giorni di un giugno torrido segnano lo spartiacque tra il fantamercato e quello che invece è lo Stargate vero e proprio verso la finestra di mercato che verrà. La rivoluzione targata Dionisio Di Costanzo pare ancora non essere fattivamente incominciata, ma la linea tracciata dal Neo DS che prevede la creazione di una squadra giovane e irrobustita nel suo esoscheletro da alcuni elementi di comprovata esperienza inizia ad essere qualcosa in più di un embrione. Se per Giuseppe La Monica, attaccante classe 2001 proveniente dall'Aversa, sembra tutto ormai fatto, non trovano conferme le voci che vedrebbero Riccardo Maniero, centravanti dell'Avellino, vicino ai rossoblù. Maniero così come Riccardo Forte, le cui quotazioni paiono in picchiata, pur essendo profili graditi alla dirigenza ionica, non rientrerebbero nei parametri economici fissati dal sodalizio pugliese. Ad un passo dalla firma invece è Alessio Martorell, estremo difensore classe 2000, che arriva a Taranto dal Bisceglie e che si legherà ai rossoblù con un contratto biennale. Da monitorare anche le piste che portano a Cretella e Tomassini della Paganese, oltre che a Michele Guida del Vasto Girardi. Questa era l'ultima notizia. Dalla redazione di Cosmopolis Media è tutto. Al prossimo notiziario.